Buongiorno. Ringrazio il Presidente Professor Marcello Cicuto e il Consiglio della Società Dantesca Italiana per il gentile invito. Inferno 27 è un canto che ci invita a riconsiderare il nostro modo di leggere l'inferno nel suo complesso. La sua stessa struttura funziona come una sorta di test ermeneutico per i lettori che, come Dante dirà più avanti, hanno intrapreso questo viaggio desiderosi di ascoltare. Non si tratta certo della prima prova ermeneutica in cui i lettori dell'inferno si sono imbattuti, ma qui la narrazione ci mette di fronte alla possibilità di venire intrappolati dalle parole, o meglio, di cadere in trappola nel momento in cui interpretiamo o sbagliamo ad interpretare le parole che sentiamo e leggiamo. Il primo scoglio che il lettore si trova a dover superare riguardo la complessità strutturale del canto è il modo in cui essa si presenta come risposta ad un discorso già avviato. Si tratta infatti di un canto che forza la concezione tradizionale della nostra lettura d'Antis, perché risulta assolutamente indivisibile da Inferno 26. L'idea che Inferno 27 possa essere analizzato da solo è sbagliata da principio. Sia il canto 26 che il 27 riportano un racconto esteso di un solo personaggio, rinunciando ai lunghi elenchi, alla coralità e alla molteplicità di anime che caratterizzano altre parti della commedia. Sia Ulisse che Guido da Montefeltro occupano a modo loro tutto lo spazio dei rispettivi canti. Come segnala Alfonso D'Agostino nella sua lettura di Inferno 26 e 27 per gli esperimenti danteschi, questi due personaggi compongono, e cito, uno dei dittici più perfetti del poema, fine citazione, gettando luce o forse ombra l'uno sull'altro. I lettori che hanno anche solo una conoscenza parziale della commedia hanno certamente presente il canto di Ulisse. Ma non si può capire veramente l'Ulisse dantesco se non si spende del tempo con il suo doppio, Guido da Montefeltro. Inferno 27 inizia con l'immagine di Guido che arriva di poco in ritardo rispetto ad Ulisse, o comunque lo segue da vicino. Già era dritta in su la fiamma, e queta, per non dire più, e già da noi sengia, con la licenza del dolce poeta, quando un'altra, che dietro a lei venia, ne fece volgere gli occhi alla sua cima per un confuso suon che fuor ne uscia. La presentazione di Guido è subito caratterizzata dalla ripetizione del già che lo precede, del suo venir dietro e della sua apparente confusione. L'intero canto, pervaso da questo senso di confusione, ci offre ancora una volta un racconto parallelo da parte di un altro consigliere fraudolento. Questa ripetizione tra Inferno 26 e 27, seppur non identica, può essere vista come parte della consueta strategia dantesca di insistere su alcuni concetti, riflettendo sullo stesso tema da angolazioni diverse, in modo tale da fornire ad ogni lettore un aspetto da racconto che possa trovare un riscontro adeguato all'interno della sua esperienza personale. Come Dante stesso dirà nel convivio, a proposito del rapporto tra le canzoni e i rispettivi commenti in prosa, la vivanda di questo convivio sarà di 14 maniere ordinate, cioè 14 canzoni sì d'amor come di vertù materiate, le quali, senza lo presente pane, avevano d'alcuna oscurità ed ombra, sì che a molti loro bellezza più che la loro bontade era in grado. Ma questo pane, cioè la presente disposizione, sarà la luce la quale ogni colore di loro sentenza farà parvente. Se buona parte del significato della commedia è insito nei rapporti reciproci fra le tre cantiche, è anche vero che canti adiacenti fanno spesso luce l'uno sull'altro, e non semplicemente in ordine di successione, ma anche e soprattutto a ritroso. In altre parole, non si tratta tanto di come interpretiamo Guido alla luce di Ulisse, ma di come interpretiamo Ulisse alla luce di Guido. A mio parere, la bellezza del nobile discorso di Ulisse è decostruita in maniera retroattiva proprio dal racconto di Guido. Potremmo fare un elenco di tutti i modi in cui la figura di Ulisse e quella di Guido fanno ombra l'uno sull'altra, e la mia lettura si propone senz'altro di prendere in analisi ognuno di questi aspetti.
In sostanza, Guido sta ad Ulisse come la lingua volgare sta alla lingua greca, il moderno all'antico, la storia al mito, lo stile basso a quello alto, il particolare all'universale e infine, ed è questo forse l'aspetto più controverso del confronto che intendo proporvi, il comico al tragico. Questi due poli non rimangono tuttavia su posizioni opposte e inconciliabili, ma si contaminano a vicenda. Persino il greco antico di Ulisse, come vedremo, viene influenzato dal moderno dialetto regionale di Guido. In ogni caso, la figura di Guido agisce su quella di Ulisse con un effetto di parodia, di abbassamento e di diminuzione. Proprio come in Inferno 10, l'ombra di Cavalcanti e dei Cavalcanti può sollevarsi soltanto fino al ginocchio della toreggiante figura di Farinata. Così la fiamma di Guido si allontana dibattendo, a differenza della fiamma dritta di Ulisse. La commedia è un testo che mescola stili diversi e abbraccia il plurilinguismo. Come avremo modo di osservare, le parole di Guido contrastano con la grandiosità del discorso di Ulisse, che è un racconto di stampo classico, sapientemente costruito, con un inizio, uno sviluppo e una conclusione ben definiti. È un grande eroe che viene sconfitto da una divinità distante e sconosciuta, per ragioni che vanno al di là della sua comprensione. Guido, al contrario, non appartiene al mondo pagano e capisce bene il significato profondo delle sue possibili scelte. La sua caduta non può essere considerata una tragedia nel senso classico del termine. La storia che racconta è piena di interruzioni, pause e contaminazioni, traballanti tra il latino e il volgare e tra diversi piani temporali. La morte di Guido non è dovuta alla crudeltà di un dio spietato e sconosciuto, ma si riduce alla mini parodia di una sacra rappresentazione che ha per protagonista un angelo e un diavolo, estremamente personalizzata e razionalizzata. E tuttavia, molti studiosi interpretano l'episodio di Guido proprio in termini tragici. Per Anna Maria Chiavacci Leonardi, ad esempio, questo è uno dei canti più tragici dell'Inferno. In che modo la storia di Guido viene trascinata nella dimensione eroica della caduta di Ulisse? O, al contrario, in che modo la grandezza di Ulisse viene ridimensionata dalla parodia contenuta nel racconto torturato di Guido? Nella mia lettura del canto farò notare di volta in volta non solo i continui richiami alla figura di Ulisse, ma anche le connessioni che verranno stabilite tra questo canto e Purgatorio 5, dove troveremo il figlio di Guido. Vorrei proporre anche una corrispondenza visiva con l'immagine dell'invidia, che potrebbe essere difficile associare alla grandiosità con cui viene considerato Ulisse, ma che diventa forse più visibile nella descrizione di Guido. Dunque, cos'è questo confuso suon che cattura l'attenzione di Dante mentre Ulisse si allontana? Rispetto alla fiamma antica di Ulisse, che si muove come fosse la lingua che parlasse e gittò voce di fuori e disse, il discorso di Guido viene invece introdotto con questa lunga similitudine. Come il bue cicilian che mugghiò prima col pianto di colui, e ciò fu dritto, che l'aveva temperato con la sua lima, mughiava con la voce dell'afflitto, sicché, con tutto che fosse di rame, pure pareva dal dolor trafitto. Così, per non aver via né forame, dal principio nel fuoco, in suo linguaggio si convertian le parole grame. Difatti noi potremmo anche limitarci ad analizzare questi nove versi e riusciremo già a capire il succo dell'intero canto. In questa lunga similitudine che prepara il terreno per il dialogo che seguirà, sono già racchiusi tutti i punti essenziali di Inferno 27. La similitudine fa riferimento ad una storia riportata da Orosio e da Ovidio che ha per protagonista un certo artigiano Perillo, il quale costruì un bue fatto di bronzo di rame che doveva servire al tiranno agrigentino Falaride come strumento di tortura. Il senso di questo divertimento perverso consisteva nel fatto che, quando una persona veniva intrappolata all'interno del finto bue e si accendeva un fuoco sotto di esso, le grida di dolore del malcapitato non uscivano in forma di voce umana, ma di muggiti. E in modo corrente, Falaride provò questo sistema su Perillo stesso. Come vedremo,
Questo racconto è l'esatto riflesso della storia di Guido, un artigiano della parola che costruiva per conto di Papa Bonifacio una trappola mortale che gli si rivoltò contro. Ma vedremo i dettagli di questa storia in un attimo. Come vedremo, coloro che costruiscono trappole finiscono inevitabilmente per essere intrappolati, misteriosamente incapaci di riconoscere i loro stessi tranelli e ingenuamente convinti che nessun altro sia capace della loro stessa furbizia e capacità di inganno. E così l'architetto della distruzione di Troia viene a sua volta intrappolato nelle fiamme, Perillo nel suo bue, Guido nelle sue parole, facendosi pertanto esempio lampante di questa sorta di autoinganno, di questa strana forma di cecità. Si tratta della stessa forma di cecità che preoccupa Machiavelli quando, all'interno del suo trattato, il principe nota che il duca Valentino non si accorge del fatto che il papa lo sta ingannando esattamente nello stesso modo in cui lui inganna i suoi rivali. In ogni caso, colui che inganna si ritrova nell'incubo di un mondo perfettamente speculare, in cui i suoi stessi sotterfugi gli si rivoltano inaspettatamente contro. Potremmo vedere una corrispondenza visiva nella figura giottesca dell'invidia, databile intorno al 1306. La figura si trova nella serie dei vizi della Cappella Scrovegni, che decorano la fascia inferiore dalle pareti. Anche senza dover provare che Dante abbia visto questi affreschi prima di scrivere questo canto, le figure sono una fonte affascinante di idee correnti sui vizi e le virtù all'inizio del 300. L'invidia, come vediamo, è la prima vittima della sua colpa. La lingua diventa un serpente che si ritorce contro e morde a livello degli occhi. È l'unico vizio nella serie che arde, come vediamo, con le fiamme che avvolgono dal basso la figura. Pensiamo a quel che dice Virgilio delle anime dell'ottava bolgia. Dentro dai fuochi sono gli spiriti, catun si fascia di quel che egli è inceso. Possiamo pensare queste fiamme come un'immagine perversa delle fiamme della Pentecoste, ma per aggiungere un altro livello di contestualizzazione visiva, non mi sembra un azzardo interpretativo affermare che l'invenzione dantesca, la fiamma in forma di una lingua, possa essere concepita come un mettere insieme il fuoco ai piedi della figura dell'invidia con la lingua serpente, due degli elementi visivi salienti nell'immagine dell'invidia giottesca, unita qui nel testo di Dante in un potente immagine testuale. Come si sa, Dante non colloca né l'invidia né la superbia in un luogo particolare dell'inferno, dopo l'ordinamento così sistematico della lussuria, la gola, l'avarizia, prodigalità, ira, eccetera. L'invidia e la superbia regnano in tutto il male volge. L'ardore di Ulisse in questo contesto viene ridimensionato. La similitudine del bue siciliano ci trasporta chiaramente, inevitabilmente, nel mondo della tirannide. Il bue è stato costruito per compiacere un tiranno, esattamente come il tranello di Guido è stato orchestrato per compiacere un tiranno, che, pur essendo un papa, non è di fatto diverso dai meschini tiranni romagnoli che Dante elencherà poco più avanti. La denuncia di questa squallida complicità tra tirannia e potere religioso ci porterà indietro alla donazione di Costantino e avanti fino a Bonifacio nell'arco di un canto. I pericoli di un linguaggio traslato, interpretato, persino convertito, che sia nel macabro mugito di un bue o nel sillabo di una fiamma, si annidino nell'indeterminazione semantica delle parole, quando sono divise dal loro significato, nella rapidità con cui esse vengono convertite, prendendosi gioco della vera conversione religiosa, di quel linguaggio che si rivolge realmente a Dio. Mentre Ulisse prende attivamente la parola e, da dentro il fuoco, gittò voce e dice, questa similitudine si dilunga ancora per altri tre versi a descrivere il movimento delle fiamme, si noti la parola guizzo, finché alla fine udimmo dire. Non si tratta di un'azione diretta e attiva come quella espressa dal gittò voce. La sensazione è quella di un suono che finalmente arriva all'orecchio di chi ascolta dopo un percorso tortuoso. E in questo suono risuona lo sfrigoglio delle fiamme,
affidato a quella doppia Z che, secondo il De Vocaloquentia di Dante, non si addice affatto allo stile tragico. A tu a cui io drizzo la voce e che parlavi mo lombardo, dicendo istra ten va, più non t'addizzo. E ovviamente il modo in cui Guido cita le parole di Virgilio ci lascia subito con diverse domande. Dopotutto, in Inferno 26, Virgilio ha insistito sul fatto che doveva essere lui e non Dante a parlare con Ulisse, ma fa che la tua lingua si sostegna. Lascia parlare a me, che io concetto ciò che tu vuoi, che sarebbero schivi, forse perché fuor greci, forse lo tuo detto. Ci sono diverse spiegazioni sul perché sia qui necessaria la mediazione di Virgilio. Una delle ipotesi proposte è che, da un punto di vista metaforico, questo scambio intende mostrare come la cultura latina servì a mediare la cultura greca per i contemporanei di Dante, che non potevano avere accesso diretto ai testi greci, non conoscendone la lingua. Altri commentatori hanno fatto notare che i greci avessero la reputazione di superbi e che la fama poetica di Dante potrebbe essere stata ancora troppo esile perché Ulisse lo considerasse degno di rivolgergli la parola. E si vede infatti il modo in cui Virgilio si rivolge poi ad Ulisse. «Sì, io meritai di voi mentre chi vissi, sì, io meritai di voi assai o poco, quando nel mondo gli altri versi scrissi». Altri ancora hanno ridotto la questione a un semplice problema linguistico, visto che Dante non conosceva il greco. Comunque stiano le cose, la frase che Guido riporta in Inferno 27, all'interno del suo discorso, non è decisamente all'altezza delle aspettative. Istra è presumibilmente dialetto lombardo. È piuttosto difficile per gli studiosi trovare dei riscontri sicuri, ma ista e insta sono stati entrambi identificati. Questa frase fa sorgere subito dei dubbi sull'affidabilità del resoconto di Guido. Dovrebbe trattarsi di una citazione precisa di Virgilio? O di quello che Guido ha capito? È possibile che Guido stia già traducendo, convertendo, interpretando le parole di Virgilio a suo piacimento? Quando Guido dice «parlavi mo lombardo», sta introducendo uno dei suoi termini chiave, il mo, cioè ora. A livello di significato si tratta di una ripetizione di istra e comparirà diverse volte all'intorno del suo discorso. Indica il momento di interpretazione e di possibilità di azione, sempre subito smentita. E, come diversi critici hanno suggerito, questo resoconto delle parole di Virgilio costituisce forse già un primo esempio di interpretazione fallimentare, che sarà seguito da molti altri nel corso del racconto. Vale la pena notare inoltre che questa citazione di Guido, sia essa fedele o no, inserisce in qualche modo Virgilio proprio tra i peccatori di questa bolgia. Il gesto di addizzare, cioè aizzare, istigare, è esattamente la prerogativa delle lingue infuocate dei frodolenti. Esse incitano gli altri ad azioni pericolose e malvagie per il gusto di partecipare al gioco del potere e del dominio. La natura contagiosa di questo peccato viene qui sottolineata dall'accenno che Virgilio stesso potrebbe esserne coinvolto, almeno in prossimità a queste fiamme. Il discorso di Guido prosegue con queste parole. «Perché io sia giunto forse alquanto tardo, non ti incresca restare a parlar meco. Vedi che non incresce a me, è ardo». Questi versi prendono spunto dalle note eroiche del discorso di Ulisse e le sviliscono fino a portarle ad un mero livello letterale. «Io e i compagni eravamo vecchi e tardi», ci racconta Ulisse, quando arriva allo stretto di Gibilterra e deve spronare la sua compagnia a spingersi oltre i limiti imposti all'umano. Qui Guido è tardo, in un senso molto più banale, riconosce semplicemente di essere arrivato in ritardo rispetto al grande dialogo che si è appena concluso. Questa fondamentale condizione di ritardo, che informa tutto il discorso di Guido, verrà estensivamente riproposta nell'Antipurgatorio, quando il figlio di Guido e altri pentiti tardivi parleranno di tutte le possibilità che rimangono all'ultimo minuto.
La parola ardo, che risuona alla fine del verso 24, è di nuovo la versione banale e letterale dell'ardore di Ulisse di divenir del mondo esperto. Stoicamente, Ulisse non menziona il fatto che proprio mentre sta parlando viene consumato dalle fiamme. L'unico ardore a cui fa riferimento è il desiderio che lo animava quando era in vita. Con la similitudine del due di bronzo e l'accezione letterale del termine ardore, questi primi versi di Inferno 27 costituiscono una visione chiara e completa del contrapasso al quale Ulisse è sottoposto e che era rimasto in secondo piano rispetto al suo grandioso discorso del canto precedente. Guido, che era capitano dei Ghibellini Romagnoli, ha una domanda che gli preme. Vuole sapere se i Romagnoli hanno pace o guerra. Un quesito al quale Dante risponderà su incoraggiamento di Virgilio. Parla tu, questo è il latino. Come Dante mostrerà, la domanda è in realtà del tutto irrilevante. Anche se la Romagna si trova in un precario stato di pace, il fatto che essa sia soggetta al dominio di diversi tiranni significa che la violenza c'è ed è sempre latente, sempre sul punto di esplodere. Romagna tua non è e non fu mai santa guerra nel cuore dei suoi tiranni. L'uso della parola tiranni non è casuale, come niente è casuale nel testo di Dante. In Inferno 12 era stata data una definizione del termine con le seguenti parole: e son tiranni che dier nel sangue e nell'aver di piglio. Troviamo un'altra definizione di tiranno anche nel terzo libro della Monarchia. Che sono i tiranni che non si conformano alle leggi pubbliche in vista dell'utilità generale, ma piuttosto tentano di piegarle ai fini della propria. Infine, Dante fornisce una definizione del termine per contrasto quando parla del caso di Cesena. Qui in questo canto, tra tirannia si vive e stato franco, dunque libertà. Dante prosegue con una rapida rappresentazione delle città soggette ai loro tiranni, identificati con le bestie predatorie dei loro stemmi. In mezzo a questa rassegna, le azioni di Guido vengono menzionate in una citazione ad hominem, mentre Dante personaggio è ancora ignaro dell'identità della persona a cui si rivolge. La terra che fe già la lunga prova, e di Franceschi sanguinoso mucchio sotto le branche verdi si ritrova. Forlì subì un lungo assedio, tra il 1281 e il 1283, da parte di forze guelfe francesi inviate da Papa Martino IV, e dovette infine arrendersi. Guido era al tempo signore della città e condottiero dei Ghibellini, e in queste condizioni riuscì a compiere un famoso massacro di truppe francesi che, dopo essere riuscite ad entrare in città, vennero in realtà intrappolate e trucidate. Alcune fonti sostengono che Guido lasciò che le truppe entrassero nella città proprio per intrappolarle. Questa rapidissima allusione dantesca evoca pertanto una trappola simile al cavallo di Troia, al bue siciliano e al doppio tranello ordito da Bonifacio e Guido, che verrà presto raccontato proprio ad uno dei protagonisti di questa storia. Giunto alla fine della sua lista di città romagnole, Dante chiede al suo interlocutore di rivelargli la sua identità. E aggiunge, non esser duro più che altri sia stato, se il nome tuo nel mondo tegna fronte. In pratica, Dante sta offrendo all'anima la promessa di una fama duratura. Ma se questa offerta era assolutamente ben accetta in Inferno 16, per esempio, in cui Jacopo Rusticucci dice a Dante, fa che di noi alla gente favelle, qui le cose stanno diversamente. Si credesse che mia risposta fosse a persone che mai tornasse al mondo, questa fiamma staria senza più scosse. Ma però già mai di questo fondo non tornò vivo alcun, se odo il vero, senza tema di infamia ti rispondo. È difficile leggere questi versi oggi senza pensare all'epigrafe che precede la famosa Love Song of J. Alfred Prufrock di T.S. Eliot. Come ha sostenuto Robert Pogue Harrison in un saggio molto acuto, la poesia, questa poesia manifesto del modernismo inglese, potrebbe di fatto derivare molti dei suoi tratti fondamentali proprio dal personaggio e dallo stile di Guido da Montefeltro.
In letteratura, il modernismo inglese è stato descritto come un movimento che si pone in aperto contrasto con l'idea classica di narrazione, rifuggendo linearità, coerenza e concetti temporali di inizio, svolgimento e fine a favore di un racconto disconnesso, che intende farsi specchio dell'angoscia e della frammentazione che caratterizzano l'esistenza moderna dopo il grande trauma della guerra. Come nota Harrison, leggere il discorso di Guido alla luce di quello di Ulisse potrebbe aver fornito ad Eliot tutti questi elementi. Le caratteristiche prufrocchiane del modernismo letterario potrebbero già essere presenti in nuce in quello stream of consciousness che è il racconto di Guido. Guido inizia infatti il suo discorso con un costrutto ipotetico, ponendo così questo esordio nel regno dell'incertezza e del dubbio e facendo risuonare quella doppia S che imita il suono delle fiamme che lo distinguono e lo avvolgono. Si confronti questo inizio con quello del discorso di Ulisse, che ci fornisce invece delle coordinate sicure, un tempo e un luogo ben definiti. Quando mi dipartì da Circe, che sottrasse e più d'un anno là presso Gaeta? Dall'alto mare aperto di Ulisse siamo repentinamente trasportati nei recessi tormentati dell'animo di Guido, in un paesaggio metaforico caratterizzato non da precise coordinate geografiche, ma di dubbi e diffidenza. E ovviamente il periodo ipotetico formulato da Guido si basa su un presupposto sbagliato, e lui potrebbe persino esserne parzialmente consapevole. A differenza di altri dannati dell'inferno, Guido non desidera che si parli di lui tra i vivi, forse per non smentire la convinzione di molti che avesse trovato salvezza dopo la morte, anziché dannazione. Torneremo su questo punto tra poco. Guido sa che nessuno ritorna vivo dall'inferno, ma è proprio così? Giammai di questo fondo non tornò vivo alcun, se ho del vero. Ci troviamo di fronte a un'altra ipotetica. Se quello che sento è vero, Guido ha preso le informazioni che gli sono arrivate troppo alla lettera e sta adesso parlando con la prova vivente che esistono sempre delle eccezioni. Se fosse stato in grado di chiedere o di capire la vera natura di Dante personaggio, cioè quella di persona vivente, avrebbe riconosciuto il suo errore. Quella postilla "Si odo il vero" testimonia l'esistenza di un dubbio, che viene però rimosso. E sempre rappresenta la messa in scena della possibilità mancata di correggere la propria svista. Guido non chiede conferma, non fa domande, e Dante e Virgilio non lo interrompono per rimetterlo sulla retta via, lo lasciano proseguire senza tema di infamia, inducendolo così a confessare quell'infamia che adesso accompagnerà il suo nome nel mondo dei vivi, grazie alla mediazione del testo dantesco. Come lettori, siamo tutti complici in questa sorta di cospirazione. Noi sappiamo che Guido si sta sbagliando, abbiamo delle informazioni che lui ignora e mentre leggiamo lo guardiamo illudersi di confessare un segreto che rimarrà privato. Assistiamo in silenzio. Questo fa parte del repertorio di base del genere comico, in cui spesso si mette lo spettatore al corrente di informazioni che sfuggono ai personaggi. Noi vediamo la trappola, mentre la vittima rimane ignara. Come sostiene Justin Steinberg, le sue parole hanno un'ironia non intenzionale. Noi lettori siamo adesso ormai, sappiamo questi meccanismi del poema che Steinberg chiama una macchina d'infamia. Io fui uomo d'arme e poi fui cordigliero, inizia Guido, con una rapidità che si prende gioco sia di questa conversione che dalla narrazione stessa. Il suo racconto tornerà presto indietro per chiarire entrambe le parti di questa affermazione frettolosa, ma in realtà si è già lasciato sfuggire qualcosa di fondamentale. Questo accostamento tra il prima e il dopo, che occupa due segmenti perfettamente bilanciati del verso, suggerisce la rapidità con cui Guido passa dalle imprese militari agli ordini minori, detti cordiglieri per le corde che portavano attorno alla vita. Può essere altrettanto facilmente reversibile. In a minute there is time, dirà Prufrock, for decisions and revisions which a minute will reverse.
L'insistenza di Guido sul verbo credere, si credessi, ancora una volta in accezione negativa, ritorna in questo passaggio a sottolineare la falsità delle sue convinzioni. Credendomi, si cinto, fare ammenda, è certo, il creder mio venia intero. Se la fiducia di Guido nel significato più apparente e superficiale delle parole è mal riposta, e, contrariamente a quanto letto sulla porta dell'inferno, esiste la possibilità eccezionale che qualcuno ritorni dal regno dei morti, anche in questo caso egli prende la semplice presenza fisica del cordone come un dato sensibile che costituisce di per sé un significato. È come se avesse di nuovo interpretato una parola in senso eccessivamente letterale, come se per lui essere un cordigliero si riducesse all'atto di cingersi la vita con una corda. Il gesto di cingersi con una corda o altro tipo di oggetto ha una sua rilevanza nella commedia. Si pensi ad esempio a quando Dante allenta la fune che ha stretto intorno alla vita in Inferno 16. Io avea una corda intorno cinta, e con essa pensai alcuna volta prender la lonza alla pelle dipinta. Anche Gerione, lo dosso e il petto ambedue le coste dipinti avea di nodi di rotelle. Sembra che la corda rappresenti una sorta di dispositivo di sicurezza necessario ad affrontare le diverse manifestazioni di frode. Posso avere slide numero 4 per cortesia? Grazie. Si pensi anche a Purgatorio 1, quando Catone chiede a Virgilio di ricingere Dante, e al finale di questo stesso canto, quando Dante afferma «quivi mi cinse, sì come altrui piacque», correggendo al stesso tempo sia il discorso di Ulisse che quello di Guido. Guido cinge infatti se stesso nel tentativo di «prepare a face to meet the faces that you meet», come dirà Eliot molti secoli dopo, mentre Dante si arrende umilmente al gesto di Virgilio, comandato da Catone e in armonia con il volere di Dio. Quando Ulisse afferma che la sua nave naufragò come altrui piacque, sta parlando di una volontà imperscrutabile, che contrasta in qualche modo con la sua, di un colpo della sorte che si abbatte su di lui per ragioni che non può capire. È quello che risuona anche nella mente di Primo Levi ad Auschwitz, nel famoso capitolo Il canto di Ulisse, in Se questo è un uomo. Quell'idea di una volontà incomprensibile che colpisce in modo assolutamente arbitrario. E, per dirla con le sue parole, forse il perché del nostro destino, del nostro essere qui oggi. Il come altrui piacque di Purgatorio 1 è invece il riconoscimento di un'armonia di voleri e la piena e volontaria accettazione della penitenza da parte di Dante. Guido, al contrario, ha la tendenza a soffermarsi sulle apparenze delle cose. È piuttosto ironico, per uno dedito a nascondere nelle proprie parole diversi strati di inganni e sotterfugi, che adesso si presenta come nascosto alla vista di chi passa. O anima che se laggiù nascosa, lo apostrofa Dante al verso 36. Ma per tornare al punto in cui ho interrotto così bruscamente Guido, il discorso prosegue con queste parole. Certo, il creder mio venia intero se non fosse il gran prete a cui mal prenda, che mi rimise nelle prime colpe, e come e quare voglia che mi intenda. Prima di tutto, dobbiamo notare alcuni tratti stilistici che emergono in questi pochi versi. Ben lontano dalla regolarità del registro di Ulisse, Guido si interrompe con una interiezione, a cui mal prenda, come se fosse acciaccato da una rabbia incontrollabile al solo nominare il gran prete. Mentre prima ha usato una forma dialettale come istra, adesso riproduce anche una parola latina, quare. Questo uso incoerente e mal controllato del linguaggio svela lo stato confusionale della sua stessa capacità di giudizio. Si noti come Guido cerchi disperatamente di sottolineare il fatto che la colpa non è sua. Se non fosse il gran prete a cui mal prenda, chi mi rimise nelle prime colpe. Guido si dipinge un ruolo passivo, spinto al peccato da qualcun altro. Questa volontà esterna sarà il nodo centrale del suo discorso e verrà tirata in causa fino allo sfinimento. Guido si muove nella dimensione dell'irrealtà, indugiando su una serie di costruzioni ipotetiche che attribuiscono la responsabilità dei fatti a qualcun altro. Questo equivoco di fondo,
questa sorta di autoinganno è perfettamente riconoscibile nella descrizione che Guido fa della sua esistenza umana. Io forma fui d'ossa e di polpe che la madre mi diè. Proprio come Francesca, che parla della bella persona che mi fu tolta, Guido percepisce la sua esistenza terrena come unicamente materiale e del tutto al di fuori del suo controllo. E come Francesca, egli si dipinge come soggetto passivo, una piedina impotente nelle mani del Papa. Tenendo conto della dottrina medievale, per cui l'anima era la forma e il corpo la sostanza della persona, l'idea di Guido che la sua forma fosse ossa e polpe doveva essere avvertita dai lettori come una fusione di elementi piuttosto problematica. Nella visione molto tradizionale di Dante, che verrà annunciata in Purgatorio 25, il padre fornisce all'embrione la forma attiva, mentre la madre la materia passiva, cioè destinata ad essere plasmata, l'un disposto a patire, l'altro a fare. Stando a quanto dice Guido, la sua esistenza umana non sarebbe stato altro che materia passiva. La spiegazione di Stazio in Purgatorio 25 prosegue mostrando come la materia passiva fornita dalla madre sia attivata dalla forma fornita dal padre e come questa sostanza ibrida venga infine infusa da uno spirito nuovo, soffiato dentro l'embrione umano direttamente da Dio. E quest'anima individuale, di origine divina, che, seppur legata all'esistenza materiale generata dal padre e dalla madre, sta alla base del libero arbitrio. Questa libertà è un dono che viene direttamente da Dio ed è completamente svincolata da limitazioni esterne di qualsiasi tipo. Si pensi, ad esempio, alla discussione che Beatrice fa del caso di Picarda in Paradiso 4, in tutta la sua apparente durezza. Se violenza è quando quel che pate niente conferisce a quel che sforza, non fuor quest'alme per essa scusate, che volontà, se non vuol, non s'amorza, ma fa come natura face in fuoco, se mille volte violenza il torza. Perché, se ella si piega assai o poco, segue la forza, e così questo è fero, possendo rifugir nel santo loco. L'esercizio completo e assoluto della libertà umana avrebbe significato, nel caso di Picarda, scappare dai suoi rapitori, cercare di tornare al convento, anche sapendo che questo l'avrebbe condotta alla morte. Altrimenti, secondo Beatrice, il soggetto che si piega a quel dominio diventa complice della forza del tiranno. Ma Guido da Montefeltro è esattamente agli antipodi rispetto all'esercizio di una volontà personale che sia intero, per usare le sue stesse parole contro di lui. È come se avesse smesso di ascoltare dopo la prima parte della spiegazione sulla natura tripartita dell'uomo. Si è fermato alla concezione più elementare e materialistica del sé, ossa e polpe. Il termine polpe non evoca nemmeno il corpo di un uomo, ma quello di un animale macellato, riducendo ai minimi termini ogni idea di umanità, in una sorta di preludio a quell'orrore cannibalistico che troveremo più avanti nella fossa dell'inferno. Se l'Ulisse dantesco serve a ricordare ad un Primo Levi prigioniero ad Auschwitz che cosa l'uomo possa e debba essere, Guido da Montefeltro offre un altrettanto vivido ritratto di come gli uomini possono deumanizzare se stessi e gli altri, trattandosi come semplici oggetti. In generale, il linguaggio afferente al campo semantico della guerra riduce l'avversario allo statuto di preda. In coda ai metaforici predatori che Dante elenca per descrivere i tiranni romagnoli, anche Guido prende posto in questo oscuro bestiario, con opere che non furono leonine ma di volpe, gli accorgimenti, le coperte vie, io seppi tutte, e sì menai lor arte, ch'al fin della terra il suono uscì. L'opposizione tra il leone e la volpe risale a Cicerone e verrà poi ripresa con grande successo da Machiavelli. Ancora una volta, l'enfasi del discorso di Guido è su quest'idea di qualcosa che rimane nascosto. La sua arte si muove nell'ombra, ma, ironicamente, gli procura una grandissima fama. Guido si nasconde alla luce del sole, è il più visibile degli agenti sotto copertura. Quando mi vidi giunto in quella parte di mia etade, ove ciascun dovrebbe calar le vele e raccogliere le sarte,
Ciò che prima mi piacea, allora mi increbbe, e pentuto e confesso me ne andai. Ai, miser lasso, e giovato sarebbe. Siamo qui ad un punto in cui non possiamo evitare di considerare il rapporto tra la commedia di Dante e le sue opere precedenti, in particolar modo il convivio. In questi versi di Inferno 27, Dante sta palesemente riscrivendo un passaggio del quarto libro del convivio, dove dice: come lo buono marinaio, come essa propinqua al porto, cala le sue vele, così noi dobbiamo calare le vele delle nostre mondane operazioni e tornare a Dio con tutto il nostro intendimento e cuore. Oh, miseri vili che con le vele alte correte a questo porto! Certo, lo cavaliere Lancelotto non volse entrare con le vele alte, né lo nobilissimo nostro latino Guido Montefeltrano. Bene questi nobili calaro le vele delle mondane operazioni, che nella loro lunga età della religione si render, ogni mondano diletto e opera disponendo. Siamo di fronte a un evidente richiamo e un'apparente contraddizione tra il Dante del convivio, che offre il comportamento di Guido come un modello da seguire, e quello della commedia, che colloca invece il conte di Montefeltro tra i dannati dell'inferno. Diverse spiegazioni sono state fornite a riguardo. Per alcuni studiosi, tra cui Anna Maria Chiavacci Leonardi, Dante non era a conoscenza del patto di Guido con Bonifacio all'altezza del convivio, e fu forse Ricobaldo da Ferrara a fornire le informazioni sul ritorno di Guido alla frode prima della stesura di Inferno 27. O forse sia Dante che Ricobaldo lo appresero dalla stessa fonte, che per noi rimane perduta. Ambrogio Comozzi Pistoia ha avanzato l'ipotesi di risolvere questa apparente contraddizione con una lettura satirica del convivio, per cui non sarebbe necessario presupporre che Dante sia venuto in possesso di nuove informazioni o abbia cambiato idea nell'arco di tempo che intercorre tra il convivio e la commedia. Per Alberto Casadei, nel passaggio da un'opera all'altra, Guido viene trasferito in una dimensione comica, finendo per essere ingannato da un truffettore ancora più esperto di lui. Questa apparente incoerenza è, per Casadei, una questione di spettacolarizzazione. Il diverso trattamento di Guido nella commedia produce un effetto di sorpresa, facendo presente che Dante sarebbe potuto venire a conoscenza del patto tra Guido e Bonifacio in vari modi. Chiavacci Leonardi menziona il fatto che questo episodio sarebbe stato noto soltanto a una minoranza dei lettori di Dante. Casadei sottolinea che il convivio gioca con luoghi e credenze comuni, offrendo esempi storici noti ai più, per confermare o rafforzare un concetto di tipo filosofico. La commedia ha uno scopo diverso. Si fa portavoce di una storia di salvezza personale, sorprende i lettori con sviluppi inaspettati, di cui si può venire a conoscenza solo dopo la morte. E ovviamente le metafore nautiche impiegate in questo passaggio ci portano subito indietro al racconto di Ulisse. È nel momento in cui lui e i suoi compagni sono vecchi e tardi che Ulisse li convince a spingersi oltre, piuttosto che ammainare le vele e ritornare in porto. Guido, d'altra parte, sembra voler fare la cosa giusta. Non persiste apertamente come Ulisse, ma nel momento stesso in cui pronuncia parole di penitenza che sembrano verosimili, pentuto e confesso mi rendei, confessa anche che si tratta soltanto di un'altra tattica, e giovato sarebbe. Il condizionale mostra la presenza di una macchinazione e di una precisa strategia, mezzi necessari al raggiungimento del proprio obiettivo. Questo universo parallelo e ipotetico in cui egli si pente e viene salvato era stato liquidato molti versi prima con il condizionale di se non fosse il gran prete. Le apparenze esterne evidentemente non servono a proteggere Guido, poiché lo principe di nuovi farisei, Bonifacio, non sembra avere riguardo per quel capestro che soleva fare i suoi cintri più macri. La corda stretta intorno alla vita di Guido non impedisce al Papa di sedurre le sue vecchie e oscure abitudini. Si noti come Guido attribuisca qui un potere, potremmo dire, magico al cordone che indossa, rendendolo da solo il responsabile della magrezza dei frati francescani. Proprio come Costantino chiese al Papa Silvestro di guarirlo dalla lebbra, mentre si nascondeva in una grotta sul Monte Sorate, così, dice Guido, Bonifacio chiese lui una cura per la sua superba febbre,
Interessante notare come in questa analogia i ruoli siano invertiti, per cui a Bonifacio corrisponderebbe l'imperatore e a Guido il papa. In questo rovesciamento di ruoli, Bonifacio viene mostrato completamente preso dal suo potere temporale, un perfetto predatore politico, non molto diverso dai meschini tiranni romagnoli. Quando Guido esita, Bonifacio lo minaccia: tuo cor non sospetti, finor t'assolvo. Egli prosegue dicendo di possedere due chiavi, una per aprire e una per chiudere il cielo. Ovviamente il cuore di Guido sospetta che ci sia un inganno e ha ragione. Ed è di fatto il cuore che dovrebbe sentire il rimorso o pentimento. La soluzione offerta dal Papa deve chiaramente trovare un punto di incontro con il cuore di colui che viene perdonato. E qui abbiamo l'uso di finor, una costruzione quantomeno ambigua. L'ora incastonato in quella parola è lo stesso mo, o adesso, che ritorna lungo tutto il corso del canto, come un monito costante a ricordarci che possiamo sempre agire secondo il libero arbitrio e che, per quanto tardi, non è mai troppo tardi. Il caso del figlio di Guido, Bonconte, ne è un esempio perfetto. In Purgatorio 5, egli dimostra come anche nell'ultimo momento della propria esistenza ci si può pentire tanto profondamente da riscattare una vita di peccato. Per Bonconte, la salvezza è racchiusa nello spazio di una singola parola e una singola lacrima. Quivi perdei la vista e la parola, nel nome di Maria finì, e quivi caddi, e rimase la mia carne sola. Questa prima nuova parola, Maria, segno linguistico della caritas che si oppone all'invidia, è la base fondante di una nuova persona, nel momento in cui Bonconte si offre in modo totale a Dio. Invece della lingua che torna a mordere il soggetto parlante, Giotto oppone l'invidia con la caritas, che offre il cuore con semplicità. Sempre nell'antipurgatorio, il caso di Manfredi, nel canto 3, mostra come la scomunica non sia di per sé sufficiente a condannare un'anima che si è sinceramente pentita. L'antipurgatorio contiene di fatto diverse riscritture di questa e di altre pericolose credenze che vengono esposte dai dannati dell'inferno. Qui nella prima cantica, invece, è come se avessimo solo la serie dei vizi della Cappella Scrovegni. Per poter opporre i vizi con la virtù, dobbiamo mettere una cantica accanto all'altra. Nel frattempo, chi svolge il ruolo del correttore non può essere che un diavolo. Ma prima, soffermandoci su Guido che cade in tentazione e ordisce la sua terribile trappola. Allor mi pinse gli argomenti gravi, lave il tacer mi fu avviso il peggio, e dissi: Padre, da che tu mi lavi di quel peccato e vio mo cader d'eggio, lunga promessa con l'attender corto, ti farà trionfar nell'alto seggio. Con una costruzione grammaticale in cui le minacce del Papa letteralmente spremono Guido come un oggetto, mi pinser le argomenti gravi, egli cerca di negare le proprie responsabilità. L'uso della grammatica è simile a quello di Francesca, che fa di sé stessa l'oggetto passivo della forza esercitata da un libro. Per più fiate gli occhi ci sospinse quella lettura. Ciò che è doloroso in questo episodio è il fatto che noi vediamo cosa sta per accadere e Guido no. Ma, dall'altra parte, iniziamo anche a chiederci se Guido non avesse avuto un sentore, in fin dei conti, e se, ciò nonostante, avesse deciso di andare avanti comunque. Quel peccato ovio mon cader d'eggio lo definisce. Lui stesso si vede cadere. Riesce a identificare con precisione il momento della caduta, ma sbaglia a considerarlo inevitabile. Da un punto di vista storico, quella di Bonifacio fu davvero una grande promessa mantenuta per pochissimo tempo. Offrì pace alla famiglia Colonna e ritirò la loro scomunica, per poi radere al suolo la fortezza di Palestrina. Le parole con cui Dante riporta il consiglio di Guido sono sorprendentemente simili a quelle che troviamo nel resoconto di Ricobaldo: Multa promittite, pauca servate de promissis. E queste stesse parole descrivono molto bene la promessa che Bonifacio ha fatto a Guido, e come se Guido fosse consapevole della situazione, eppure, per qualche motivo, incapace di rinunciare a quest'ultimo tranello.
Proprio come lui disse, non riesce a resistere alla tentazione di inseguire la grandezza, di qualsiasi tipo essa sia. E in questo caso si parla di grandezza nell'arte dell'inganno, e del potere, e del dominio. Francesco venne poi, come io fu morto, per me, ma un di neri cherubini gli disse, non portar, non mi far torto, venirsene dei giù tra i miei meschini, perché diede consiglio fraudolente, dal quale in qua stato vi sono i crimi. Casso al ver non si può chi non si pente, né pentere e volere insieme possi, per la contradizione chi non consente. O me dolente, come mi riscossi quando mi presi dicendomi, forse tu non pensavi che io loico fossi. Un simile scambio teatrale avrà luogo anche per l'anima di Bonconte. Un diavolo verrà a porgere le sue rimostranze all'angelo che porta con sé l'anima del defunto, che si è salvata per, secondo il diavoletto, una sola piccola lagrimetta. Nel caso del padre, tutte le macchinazioni, gli stratagemmi e persino i perdoni papali non sono sufficienti a salvare l'anima di un uomo che ha peccato consapevolmente, anche se rivendica il proprio pentimento. Nel caso di Bonconte, invece, tutta la sua volontà è diretta al pentimento. È un tuffo in quella divina caritas che viene offerta agli uomini, nella bontà infinita di cui parla Manfredi e che non può essere negata dall'interferenza papale. La responsabilità di Guido è infine stabilita dal diavolo, che viene a prenderlo nel momento in cui la sua possibilità di agire si è di fatto esaurita. Il consiglio offerto a Papa Bonifacio era un atto volontario e come tale ha cancellato ogni altra dichiarazione o gesto di pentimento. Francesco, si noti, rimane in silenzio, mentre il diavolo spiega i termini di questa contraddizione. Tutti i calcoli mentali di Guido, il suo continuo soppesare i rischi e i vantaggi alla luce dei giochi di potere e delle volontà dei tiranni, ricadono completamente sotto la logica stringente del diavolo. Come è già stato fatto notare, i diavoli non possono essere filosofi perché la filosofia implica amore. Come Dante sostiene nel terzo libro del Convivio, è a filosofare è necessario amore. In questa malvagia attitudine al calcolo, Guido non poteva prevedere che una lagrimetta fosse sufficiente a fuggire dalla dannazione e che la sola parte di sé che poteva essere davvero passiva era quella fatta di ossa e polpe, mentre l'Eterno può sempre aspirare alla salvezza. Adesso leggo il canto per intero. Già era dritta in su la fiamma e queta, per non dir più, e già da noi s'engia, con la licenza del dolce poeta, quando un'altra, che dietro a lei venia, ne fece volger gli occhi alla sua cima, per un confuso suon che fuor n'uscia. Come il bue cicilian, che mugghiò prima col pianto di colui, e ciò fu dritto, che l'avea temperato con la sua lima, mugghiava con la voce dell'afflitto, sicché, con tutto che fosse di rame, pure pareva di dolor trafitto. Così, per non aver via né forame, dal principio nel fuoco, in suo linguaggio si convertian le parole grame. Ma poscia che aver colto lor viaggio su per la punta, dandole quel guizzo che dato avea la lingua in lor passaggio, udimmo dire. O tu, a cui io drizzo la voce, e che parlavimo lombardo, dicendo, Istraten va, più non t'adizzo. Perché io sia giunto forse alquanto tardo, non ti incresca restare a parlar meco, vedi che non incresce a me, è ardo. Se tu pur mo in questo mondo cieco, caduto sei di quella dolce terra latina, ond'io mia colpa tutto areco, dimmi se romagnoli han pace o guerra, ch'io fui di monti là intra Urbino e il giogo di che tever si disserra. Io era in giuso ancora attento e chino, quando il mio duca mi tentò di costa, dicendo, parla tu, questi è latino. E io, che avea già pronta risposta, senza indugio a parlare incominciai. O anima, che se laggiù nascosta, Romagna tua non è e non fu mai, senza guerra nei cuor dei suoi tiranni, ma in palese nessuno orvi lasciai. Ravenna sta come stata è molt'anni. La guglia da polenta la si cova, sì che cervia ricopre coi suoi vanni.
la terra che fe già la lunga prova, e di Franceschi sanguinoso mucchio sotto le branche verdi si ritrova. E il mastin vecchio e il nuovo da Verucchio, che fecer di montagna il malgoverno, là dove soglian fan di denti succhio. Le città di Lamone e di Santerno conduce il lioncel dal nido bianco, che muta parte dalla state al verno. E quella a cui il savio bagna il fianco, così com'ella si è tra il piano e il monte, tra tirannia si vive e stato franco. Or, chi sei, ti prego che ne conte, non esser duro più che altri sia stato, se il nome tuo nel mondo tegna fronte. Poscia che il fuoco alquanto ebbe ugghiato al modo suo, la guta punta mosse di qua, di là, e poi dieco tal fiato. Sì credesse che mia risposta fosse a persona che mai tornasse al mondo, questa fiamma staria senza più scosse. Ma però che già mai di questo fondo non tornò vivo alcun, zio del vero, senza tema di infamia ti rispondo. Io fui uom d'arme e poi fu cordigliero, credendomi si cinto far amenda. E certo il creder mio venia intero se non fosse il gran prete a cui il mal prenda che mi rimise nelle prime colpe e come e quare voglio che mi intenda. Mentre ch'io forma fui d'ossa e di polpe che la madre mi die, l'opere mie non furon leonine ma di volpe. Gli accorgimenti e le coperte vie io seppi tutte, e sì menai lor arte che al fin della terra il suono uscie. Quando mi vidi giunto in quella parte di mia etade ove ciascun dovrebbe calar le vele e raccogliere le sarte, ciò che pria mi piacea allora mi increbbe, e pentuto e confesso mi rendei. Ai miser lasso, e giovato sarebbe. Lo principe di novi farisei, avendo guerra presso Laterano, e non con Saricin né con Giudei, che ciascun suo nemico era cristiano, e nessuno era stato a vincere Acri, né marcatante in terra di Soldano, né sommo ufficio né ordini sacri gradò in sé, né in me quel calpestro che solie fare i suoi cinti più macri. Ma, come Costantin chiese Silvestro, dentro si ratti a guarire dalla lebre, così mi chiese questi per maestro a guarire della sua superbe febbre. Domandomi consiglio, e io tacetti, perché le sue parole parverebbe. E poi ridisse, tuo cor non sospetti, finor t'assolvo, e tu mi insegni a fare sì come penestrino in terra getti. Lo ciel posso io serrare e disserrare, come tu sai, però son due le chiavi che il mio antecessor non ebbe care. Allora mi pinse gli argomenti gravi, là ove il tacer mi fu avviso il peggio, e dissi, padre, da che tu mi lavi di quel peccato ov'io mo cader d'eggio, lunga promessa con l'attender corto ti farà trionfar nell'alto seggio. Francesco venne poi com'io fu morto, per me, ma un di neri cherubini gli disse, non portar, non mi far torto, venirsene dei giù tra i miei meschini, perché diede il consiglio frodolente, dal quale in qua stato gli sono i crini. Casolver non si può chi non si pente, né pentere e volere insieme possi, per la contraddizione che non consente. O me dolente, con mal mi riscossi, quando mi prese dicendomi, forse tu non pensavi ch'io loico fossi. A Minos mi portò, e quelli attorse 8 volte la coda al dosso duro, e poi che per gran rabbia là si morse, disse, questi è di re del fuoco furo, perch'io là dove vedi son perduto, e sì vestito andando mi rancuro. Quand'egli ebbe il suo dir così compiuto, la fiamma dolorando si partì, torcendo e dibattendo il corno aguto. Noi passammo oltre, e io, il duca mio, su per lo scoglio infino in su l'altro arco, che copre il fuoco, il fosso, in che si paga il fio, a questi che scommettendo acquistan carco. Grazie.